Bentrovati, martedì 18 maggio, San Giovanni I Papa, il sole sorge alle 4.47, tramonta alle 19.27. Il proverbio del giorno è un gran medico che conosce il suo male. E adesso l'oroscopo di oggi. Ariete, una conoscenza vi guarda con occhi meno distratti che in precedenza. Potrebbe constatare che siete il suo tipo. Voi, nel contempo, arriverete alla stessa conclusione. Forse nascerà un nuovo legame. Toro, la situazione è eccellente per quel che riguarda la vita di coppia. Discreta per il lavoro e la professione, deludente per le amicizie. Specialmente per quello che riguarda quella certa persona. Gemelli, strepitosamente bene la vita affettiva, adesso che Sole e Venere vi sponsorizzano. Amori soddisfacenti, legami soffusi di dolcezza e grande affetto sono i piacevoli regali del destino in questo delizioso giorno. Cancro, gli astri vi fanno un po' poco diplomatici e vi mettono nella condizione di privilegiare la franchezza al savoir-faire. I risultati potrebbero essere francamente disastrosi. Controllatevi. Leone. Luna e Plutone vi consigliano di aggirare un ostacolo e di non affrontarlo di petto, poiché potrebbe rivelarsi un osso duro per i vostri denti. Meglio adottare una tattica più morbida. Vergine. Oggi possibilità di screzi nella vita a due, per lo più dovuti a sciocchezze e a sterili polemiche che non sono gravi. Un proverbio della saggezza popolare dice che l'amor non è bello se non è litigarello. Bilancia. Ultimamente pare soffriate del complesso di Cenerentola. Vi sembra che tutti vi sfruttino, vi emarginino, non vi valutino per quello che valete. Ora i pianeti vi aiuteranno a liberarvi dal vittimismo. Scorpione. La visita di un caro amico in serata che ha parecchie novità positive da raccontarvi è la nota più felice di tutta questa giornata. La vostra salute e quella di un familiare sono in netta ripresa. Sagittario. Una cura di ginseng, di tisane di rosmarino, di decotti di verbena e tiglio sarebbe l'ideale per ridarvi vitalità e per aiutarvi adesso ad affrontare la stagione calda al meglio delle vostre possibilità fisiche. Siete un po' giù. Capricorno. Insistere sulla programmazione e sulla responsabilizzazione nel lavoro significa fare piazza pulita di situazioni di comodo. Significa rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo, magari con maggiore entusiasmo. Acquario, oggi pretendete troppo da voi stessi e da chi vi vive accanto. Scatenerete ansia e tensione nel partner e nel parentado. Saturno vi fa severi, ma guardate bene a non esagerare con chi non abbia lo stesso senso del dovere. Pesci, la giornata è all'insegna dell'originalità, dell'urgenza creativa che investe i più fantasiosi tra voi. Chi si occupa di arte solo per hobby oppure in maniera professionale attraversa una felicissima fase di intensa creatività.